Carino, infatti. Ah, che tutta schiuma da barba, bella. Va Sì. bene. Profumo. Un sacco buono. Dai, Stefano, fatti la barba. Sì. Beh, dopo vieni a prendere un caffettino, dai. Ciao Stefano. Ma è una schiuma incredibile, una schiuma molto strana. Fantastico. Sì, è diversa dalla schiuma. Wow. È diversissimo. Dai, Stefano, ti prego. È diversissima dalla schiuma da barba tradizionale del supermercato. Wow, è veramente diversa. Va bene. Sono pronto. Per cosa? Sei pronto per? Guarda. Ah, sei tutto shaved. Sì. Sei tutto sbarbato. Come un cristiano. Ah, sei come un cristiano, Stefano, ma che dici? Come uno sbarbatello. È vero? Un sparatello? Uno sbarbatello. Che significa? Uno sbarbatello. Stefano, ah, by the way, uno sbarbatello è anche uno stivale. Lo stivale. Per esempio, lo stivale italiano. E questo significa che al plurale bisogna dire gli stivali. Perché un sacco di gente in Italia non sa questo e dice i stivali. No, lo stivali. No, lo stivale, gli stivali. Dice Gli stivali. gli stivali. No, le persone dicono i stivali, i gnocchi, tutto sbagliato. Gli stivali, gli gnocchi. Gli Ci sono gnocchi. delle regole semplici, basta impararle e poi sapete parlare in italiano. Wunderbar. È vero? Danke, jetzt stopp. Für heute genug gelernt. Allora Stefan dice, ecco, adesso grazie, per oggi abbiamo imparato abbastanza. È ora del caffettino. Stefan, il caffettino è dolce? Anche? Ah, Sì, sì. va Sì. bene. Tam, 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 tam. No, no, dopo, dopo, pausa, fai il caffè. Quando riaccendo la fotocamera siamo già col dolce. Dai, dai. Pronti, Come? via. Sì, io sono il dinosauro sempre pronto, il prontosauro. Ecco, Stefano, stavamo discutendo mentre Stefano apparecchiava qui, stavamo discutendo, Stefano mi diceva, ma in inglese questa battuta fa più ridere che non in italiano, perché ready, pronto, bla bla, c'è un doppio senso, ma in italiano Stefano fa ridere per altri motivi, per esempio fa ridere perché tu sei tedesco e dici pronto instead of brontosauro, questo è il bello della battuta, capisci? Prontosauro. Esatto. Ah, Stefano, fai un tedesco antico che parla italiano? Un signore tedesco antico che prova a parlare italiano? Perché adesso i tedeschi hanno imparato a parlare italiano, ma prima, quando non c'erano persone Ma che italiane, posso dire? ancora. Non lo so. Puoi dire vino? Vino. No. No? Fino. Forse una birretta. Ma vino sarebbe fino. Valentina. Efa è la moglie di Adamo. Fino bianco. Ecco, fino bianco. Vabbè. Ciao. Sì, secondo me i gestori di locali a Cattolica, a Rimini, a Riccione sanno parlare questo tipo di italiano, sanno capire più che altro questo tipo di italiano. So, eccoci qui, Stefan, Valentina, il caffettino. Siete contenti? Un sacco di gente mi ha richiesto, ma dov'è Stefan? Veramente. Sì, un sacco di gente, ma dov'è Stefan? Ma basta con questi video in Inghilterra, ma non ci interessa niente. Il regalino di Vale Stefano, ci puoi per parlare Natale. mentre io E bevo? infatti è scritto cosmesi Natale. No, cosmesi naturalis. Come on. Mentre io mi bevo un sorso di caffè, tu mi spieghi perché ti piace questo È affare. fantastico, il profumo è fantastico e anche
Die Substanz, die Festigkeit, Allora, la substanza, Della schiuma. la consistenza della Sì, la schiuma. Konsistenz, auf Deutsch die Konsistenz, Ah, hat er es vedi. gedacht, ja. Ja, è fantastico, mi piace un sacco. E perché preferisci una schiuma da barba come questa a una crema oppure a un olio da barba? Ich mag es einfach, wenn ich das selber mache. Il processo Il processo di caricare la caricare la schiuma schiuma. sul pennello. Sì? È un piccolo rituale. È un piccolo rituale. Stefan, ti posso suggerire, in realtà c'è anche un altro motivo per cui ti piace. Sì, Insieme. perché io ti conosco, certe volte tu ti dimentichi i pezzi. Also, natürlich sind hier auch dann viel bessere Sachen drin, als wenn da einfach nur so eine Tube mit Dreck Ja, Stefan und dice, Druckluft kommt. naturalmente l'ince è molto meglio, gli ingredienti sono molto migliori in questo vasetto che non dentro un tubo di schifezza Penso, da penso. supermercato. In No, my penso, è vero, humble Stefan. opinion. Ja, und. No, no, Stefano, ma c'è un motivo in più. Il motivo in più è che quando tu carichi la schiuma sul pennello, la carichi con il pennello bagnato di acqua calda e così non ti metti schiuma o prodotto freddo sulla faccia, ma te lo metti caldo. Sì, Giusto? sì, 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 sì. Tu mi hai detto una volta che era Sì, per questo che preferivi le schiume da barba. giusto. Ah, ein gutes Gedächtnis hat Sì, dieser perché Herr. io mo ti volevo far fare il video, così dicevi tutto questo, ma tu non te lo ricordi. Ah, jetzt sehe ich questo ornamento. Da. Questo ornamento? Sì? È un moustache, così. Questo ornamento è un baffo, come baffi. Stefan si riferisce a questi due cosetti qui. Stefan, qual è la marca di sta cremina da barba, di sta Oh, schiumetta da barba? Vuoi dire? tea. No. Tea. Tea. E poi? Cosmesi naturale. Ah sì, perché si chiama Tea Natura in realtà. Ah, tea prodotti naturali. Io ho comprato questo affare in un negozio di prodotti naturali in Italia, l'ho pagato 5,50 euro, Oh. un prezzo onestissimo. Ah già, scusa, un regalo. Ups. Grazie. Vabbè. No. Vai, lo sai, me l'hai fatto comprare 2 miliardi di volte nel corso degli anni. Ho capito che tu c'hai la memoria un po' Ja, ballerina, però. dann können jetzt alle sehen, dass ich mich auch über kleine Geschenke sehr freuen. Ja, Stefan dice per riaggiustare la situazione che Valentina ha appena sfasciato. Stefan dice per riprendere capra e cavoli. Dice, si può vedere, lo spettatore può vedere che io sono capace di rallegrarmi e di essere felice anche per i piccoli Ja. regali. Nein, aber es ist wirklich, ich freue mich sehr darüber. Ich glaube auch, Ma Stefan dice, ma mi fa veramente piacere aver ricevuto questo ich regalo. mag italienische Rasierseife gerne, du weißt das. Auch die du früher schon mal hattest, Sì, in Stefan Deutschland. dice, mi piacciono le schiume da barba italiane. Prima di questa schiuma da barba, per tanti anni, riportavo a Stefano una schiuma da barba normalissima che compravo da acqua e sapone verde. Penso si chiamasse Pro Raso. Sì, Sì, sì. ah. Gli riportavo, e lui era contento Non anche con quella. provaso. Però questa c'ha degli ingredienti più carini. Che ingredienti c'ha, Stefan? Erdnüsse. No, noccioline no, Stefan. Dai. Che poi c'è gente che ci crede. Allora, questi sono gli ingredienti e quindi c'è. Ah, primo ingrediente è noce di cocco, Stefan. Noce di cocco. Coco snucifera. In quale forma non lo sappiamo. Vabbè. Acqua, poi c'è prunus dulcis, mandorle dolci. E poi. Ah, poi c'è anche olio d'oliva a un certo punto. Ah, sì. Ah, beh. Sì. E poi c'è Eucalyptus globulus, che è l'eucalipto. Come si dice eucalipto, Stefano? Stefano, hai sbadigliato. Eucalyptus. Hai sbadigliato. No, Hai no, no, sonno? no. No, ma dimmi, hai sonno? No. Quanto sei carino, con tutto sbarbato, c'è la faccia tutta bella lucida, Ja, glowing. und wenn ich mich frisch rasiert habe, sieht man meine Brille gar nicht mehr. Stefan dice, quando mi sono appena rasato, sono così tanto rasato che non si possono più vedere i miei occhiali. È
È vero, senza occhiali. Ah, ecco, è tornata la luce. Mi vedi? Ah, una camera. Ah, per questo prima non leggevi gli ingredienti. Ah, per questo non No, ti ricordavi le cose, perché non avevi gli occhiali. Aspetta. Aspetta un attimo, che okay. Una ciglietta dentro la lente dell'occhiale. Tieni, soffia qua sopra. no, stava in cucina. Ah, vabbè, no. E che fai? Perdi un desiderio perché Stefan dice non voglio soffiare sulla ciglia perché qui sotto c'è il dolce e non vuoi. Vabbè, ci mangiamo una ciglia, dai, non è niente. Non è grave, no? E soffia sopra sto desiderio. Vabbè, mentre tu soffi io parlo del kuchen qua. Allora, questo è un kuchen, questo è un dolce, modello ciambellone, no? E qual è? Stefan, perché questo dolce speciale? Aspetta un attimo. Perché tu hast das gemacht. Tu hast das gemacht. Puoi dire in italiano? È un ciambello di vale. Un ciambello. È un ciambello di vale. Ma Stefan, se dice un ciambello di vale, significa solo che è mio. Ma non è solo mio. È fabbricato di vale. Di bene, ancora. Fabbricato di È vale. un fabbricato di vale. Sì, questo ciambellone l'ho fatto io, effettivamente. È il secondo che ho fatto. Qui c'è un avanzo del primo. Possiamo vedere anche l'avanzo del. Il primo non è venuto tanto bene, no? È venuto un pochino Un test. strano. Sì, era un test. E il secondo invece è venuto come deve venire, come io l'ho sempre mangiato nella vita. Qui Sì, c'è un film dentro non ci ho messo il latte. C'è acqua, ci sono 200 ml di acqua, poi c'è olio d'oliva, poi c'è farina, ci sono 100 grammi di zucchero, ci sono 300 grammi di farina, solo 100 grammi di zucchero, è un caffettino. il che ha fatto dire a Stefan che è un pane dolce, ma non è un dolce perché non è abbastanza dolce per essere un dolce per i criteri di chi è abituato allo zucchero, e poi c'è un caffè espresso diluito nei 200 ml di acqua. Ecco fatto. Ah, e poi c'è un cucchiaino di cacao. Sì, c'è anche un cucchiaino di cacao. E niente, e naturalmente c'è il lievito per i dolci. E un buchino. Sì, e c'è un buchino nella fetta. Poi l'ho messo nel forno a 180 gradi per circa un'ora. L'avevo messo per circa 45 minuti, ma non è bastato per circa un'ora. Il risultato è questo: appena tirato fuori dal forno era molto molle e temevamo per la sua vita di dolce, E invece il posso giorno dire? dopo era perfetto. Dimmi. Ti È quasi come appoggio qui. un fratellino di un Sacher Yeah, è come, esatto, è come un fratellino della Sachertorte, abbiamo detto ieri, perché praticamente il colore è uguale, il sapore è anche abbastanza simile. E questo, mit marmellade. esatto, è tagliato in due, oppure la fetta tagliata con sopra la marmellata, è carino. Con marmellata. Con marmellata. Stefano, è carino anche messo nel tostapane? Mi piace. Però bisogna È un stare. pochino strano, ma mi Ma bisogna piace. stare Una cosa. attenti, vero? Bisogna stare attenti a non bruciare la casa. È vero? Sì, perché questo no, con questo non è successo, ma con quello che. Dove è andato a finire il rimasuglio lì? Con quello che è più molle, questo qui, la prima versuch, la prima prova che abbiamo fatto. Più molle letzte Woche, Ah no, adesso si è indurito. Vabbè, nei giorni scorsi era più molle. Questo messo nel tostapane ha perso alcuni pezzi, noi non ce ne siamo accorti. E la povera altra persona che è andata a tostare il pane nel tostapane si è ritrovata le fiamme che uscivano dal tostapane, giustamente. E chi è che ha perso crumbles nel tostapane, Stefano? Ich weiß nicht. E chi è che ha trovato le fiamme nel tostapane? Tu. Io ho trovato le fiamme nel tostapane, quindi necessariamente qualcun altro ha perso le briciole, i pezzi di ciambellone nel Jetzt, tostapane. was wollen wir noch erzählen? Ah, non lo so, che vogliamo raccontare? Boh, Was buono. wollten die Leute denn wissen? Che vogliono sapere le persone? Domanda Stefan. Boh, Stefan, non lo so, che vogliamo raccontare? Dann hole ich jetzt mal die Marmelade.
und mache mir eine Mini-Sacher-Torte alla Vale. E Stefano, lo puoi dire in italiano? Sei capace di dirlo in italiano? Dillo in italiano. Non lo so. E adesso mi faccio un goccio di marmellata. Va bene, mi faccio un goccio di marmellata. Stefano, marmellata non è un Flüssigkeit, non è un liquido. Dai. Un spunino, no. Meine Güte! Stefano! Un cucchiaino di marmellata. Adesso mi, mi serve? No. Then go on. Una fetta di mi servo, scusa Stefano, tu volevi dire mi servo, yeah? Mi servo una fetta di ma in tedesco cosa sarebbe sei schbedine, bestia Valentina hat ja gesagt ich könnte das auf italienisch, aber das stimmt überhaupt gar nicht. Sì, cioè lo so, perché Stefano dice Valentina ha detto che io ce la posso fare a dirlo in italiano, ma non è assolutamente vero per niente. Stefano, lo sai perché non è vero per niente? Perché tu hai detto no, perché tu dentro al cervello. Voglio questo. Devi fare il tagliando alla bocca. Voglio dolce. Che marmellata prendi, Stefano? Dai, prendi la marmellata. Su, ma dai, muoviti. Ma prima dentro. Allora, mentre Stefano prende la marmellata, io sono qui con il mio bel libro di anatomia umana, ne sto studiando l'anatomia umana, e niente, Stefano è arrivato con la marmellata. Kirsch. Kirsch. Ossia? Auf Deutsch, Kirsch. Kirsch. E Kirsch che cos'è? No, è dialetto. È dialetto. Siamo Kirsch. A posto. Kirsch. Va bene, marmellata di ciliegie. Ma sta marmellata di ciliegie, Stefano, da dove viene? Ah sì, ecco, vabbè. Ok, una marmellata locale di ciliegie. Oh, siamo a posto. Nach dem alten Rezept meiner Großmutter Helene. Va bene. È una marmellata di ciliegie che il proprietario della pasticceria locale ha fatto seguendo la ricetta della sua nonna Elena. Elena. Yeah. La nonna Elena. Helene. Ja. Es gibt auch einen bekannten deutschen ein Nachtischgericht und deutsche nach einem Essen Birne Helene. Birne Helene? Ja, das ist Birne Helene, das ist eine halbe Birne mit, ich glaube, mit Vanilleeis und heißer Schokoladensauce oder so. Ah, Stefan dice c'è un dolce tipico, ma un dolce tipico tedesco? Penso di sì. È un dolce, lui pensa di sì, che sia tedesco tipico, che si chiama Birne Helene, cioè una pera. Una ganz mezza richtig. Pera con cioccolata, altre cose. Ja, heißer Schokoladensauce. Con salsa calda di cioccolata. Ja. Salsa. Und meistens mit Vanilleeis. E la maggior parte delle volte c'è anche gelato di vaniglia. O crema, va bene. Sì. È un pochino tradizionale, old fashioned. Ma è interessante perché ti ricordi una volta ho tentato di fare quel dolce coreano che era anche con una mezza pera con il ripieno dentro, insomma. E va bene. E niente. E penso che qui abbiamo detto tutto, quindi ci possiamo andare. Ah, una cosa volevo dire, le fette di dolce che taglia Stefano, lì si vede anche la differenza tra un tedesco e un italiano, perché Stefano quando taglia le fette di formaggio e quando taglia le fette formaggio? Di dolce, sì, e anche quando taglia le fette di dolce, ma anche di pane, sono sempre delle fette ciccionissime, spesse. Magra. E quindi uno fa un dolce, no? E il dolce dura 2 ore, dopo arriva Stefano la sera, dice, ah, il dolce è già finito, Vale, ma quanto te ne sei mangiato? E invece taglio le fette sottili. Però è vero, le fette ciccione danno più gusto. Ja, wenn man es jetzt in den Toaster getan hätte, wäre das schmalere Stück auch kaputt gegangen. Ja, sì, certo, ma è un besserwisser. Certo. Was ist denn besserwisser in italiano? Besserwisser, un saputone. In italiano besserwisser si dice saputone. Besserwisser. Saputone? Sì, un saputone. Oppure saputone. Come diceva mio nonno, sei un sapone. Un sapone. E io sono una saponetta, perché sono femmina. Ti fa ridere? Sì. Ma non sai il perché, vero? Perché sapone è Seife, Stefano. Yeah. Vabbè, vuoi rispondere al telefono?
Ok, allora ciao a tutti, ciao 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 ciao. E alla fine sera, e che facciamo? Cuciniamo, sì. Vero? E che cuciniamo, Stefan? Allora, il broccoli. Abbiamo improvvisato un steamer, abbiamo improvvisato una cottura a vapore senza avere i tools, senza avere gli utensili per cucinare a vapore, ma abbiamo improvvisato e quindi stiamo facendo broccoli in due episodi. Episodio numero uno e dopo c'è l'episodio numero due, perché qui dentro tutti insieme non c'entravano. E poi? Dicke bohnen. Dicke bohnen, no, sono weisse bohnen, fagioli bianchi. Fagioli bianchi. E poi che c'è nel rice cooker, nel cucinariso, nella pentolotta cinese per cucinare il riso? Stiamo cucinando in realtà hirs. E come si chiama hirs in italiano, Stefan? Non lo so, hirs? No, si chiama miglio. Come? Miglio. Il miglio. Sai dire il miglio? Miglio. Come figlio. Figlio. Stiamo cucinando un figlio. No, stiamo cucinando il miglio. E funziona. È meglio il figlio del miglio. No, è meglio il miglio del figlio. Il whisky maschio senza fischio. Il fischio maschio senza whisky. Sembra una citazione cinematografica. Veramente come un come? Un rene. Yeah. Stefan sta dicendo che il fagiolo ha la forma di un rene. Ma è interessante con le vene. Ma è interessante perché per me invece il fagiolo ha con tutte queste venature è come l'interno di un colo. Sano. Ma grazie. Ma grazie. Sano anche su un c'è un problema. Va bene. E quindi stiamo aspettando che si cuocia il miglio maschio senza fischio. Il whisky maschio senza mischio. Senti, c'è un film in Italia, c'è un film vecchissimo che si chiama Febbre da cavallo. Yeah. E che ha una musica stupenda. Dopo la cerchiamo su internet. Pum putu pum putu pum putu pum pum putu pum putu. Pum putu pum putu pum 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 putu pum putu. Pum putu pum putu pum putu pum pum putu pum putu. Ma adesso? E niente, e lì c'è questa gag di un whisky maschio senza fischio. Yeah. Va bene. Allora aspettiamo che tutto sia pronto e poi torniamo per mostrare il risultato, vero? Stefano, mangiamo anche un pochino di pane e formaggio? No. Come no? Perché tu pensi che tutto questo è già abbastanza, sì, in effetti. Ma non voglio. Va bene. L'olio. Preferisco il formaggio con questo. Sì, abbiamo un pochino di pecorino grattugiato, sì. Ci mettiamo con questo. Io perché sono fissata con il pecorino grattugiato. Ok, ciao Stefan, ciao, ciao, ciao. Sta venendo fuori una cosa bellissima, abbiamo già preparato un piattone qui così, non l'abbiamo ancora vestito, non l'abbiamo ancora dressed, non ci abbiamo ancora messo il condimento. Però quasi, è veramente bello, vero? Sì, un pochino di sale. Un pochino di sale, sì. Ti lascio condire, Stefano, ci vediamo dopo. Ja, fertig und es dampft noch ein bisschen Hirse, Brokkoli und weiße Bohnen mit Pecorino und ein bisschen Olivenöl und einer Spur Salz. Sì. Und ecco il colore. Stasera un pochino cardinale. Yeah, Stefan diceva che il colore di questo tovagliolino è un pochino color cardinale perché è Bordeaux. No, non è Bordeaux. Ok. Purpura. Porpora. Sì. Quanto sei medievale, Stefano, quanto sei rinascimentale, veramente. Guarda, c'è anche la luce sulla testa. Mangiamo? Sì. Buon appetito. Ciao. Stefano voleva dire una cosa su questa cosa. Fantastico, ho finito. Mm-hmm. Mi piace un sacco. Mm-hmm. È semplice, è facile, è perfetto. Fantastico.
Siamo veramente contenti per questa cosa. Vero, In realtà dovevamo vero. fare un'altra cosa stasera con finocchi, carote, ma non le abbiamo trovate. Ma siamo veramente contenti. Ciao. Sono contento. Ciao tu. Ehi, pensavate che fosse finita, invece no, siamo di nuovo qui a riempirci la pancia. È vero? Wenn du das sagst, ich Ja. habe jetzt gerade ein bisschen Angst No, bekommen, si è quasi spaventato per la voce che ha fatto. E adesso stiamo facendo la seconda puntata. Ha un profumo stupendo, un profumo buonissimo, è vero? Veramente un profumo buono, buono, buono. Buon jetzt lass appetito! uns mal hier essen. Lass mal hier essen, hier Stefano da. dice dobbiamo mangiare, basta, 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 basta. Fai l'italiano ancora, Stefano. Fai come se fossi un uomo italiano. Non posso. Mannaggia. Basta, ciao. 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 È semplice e perfetto. Ciao. Ciao.